La partita condivido molto anche l'analisi di Cruciani. Abbiamo riprodotto un po' il nostro modello di prestazione delle amichevoli con 25 minuti di attenzione e qualità, 15 minuti di appannamento. Chiaramente questi 15 minuti li abbiamo pagati più cari in una partita con i punti in gioco contro una squadra che da questo punto di vista è stata più pronta di noi. Credo che i 25 minuti di qualità siano stati 25 minuti centrali e credo che il motivo del fatto che siamo mancati gli altri 15 sia stato un approccio emotivo alla gara non leggero questa volta, secondo me troppo carico di emotività, che ha prodotto secondo me scarse percentuali al tiro, un po' di giocatori contratti. E invece poi come loro sono stati capaci di resistere, noi non siamo stati capaci di resistere alla situazione, tipo la bomba di piazza, che non è stato il motivo per cui abbiamo perso la partita, ma è stato un cazzotto alla quale abbiamo fatto molta fatica. Riparto da quei 25 minuti e riparto da una solidità a rimbalzo che non aspettavo contro una squadra che invece ha nel rimbalzo difensivo e offensivo un punto di forza. Ora non ho ancora, vedo 40-37, abbiamo vinto la gara in rimbalzo, eravamo preoccupatissimi di questo dato e di questo siamo contenti, e questo sicuramente è un indice di quanta generosità sia stata messa in campo dai ragazzi e quanto abbiamo provato a fare qualcosa che magari non è proprio del loro corpo da questo punto di vista, perché sapevamo che è un punto debole sia per come abbiamo costruito la squadra sia per come abbiamo vissuto la pre-season. E ripartiamo dal fatto che abbiamo giocato una partita per lunghi tratti viva e brillante contro una squadra importante. Abbiamo imparato che contro questo tipo di squadre gli errori di superficialità si pagano cari se poi si fanno nell'ultimo quarto. Contropiede primario, sì, assolutamente sì, nel primo quarto soprattutto, figlio di una attenzione che abbiamo messo anche al voler andare in balzo d'attacco. L'abbiamo fatto male, lo abbiamo fatto, però comunque è un indice di provare a fare qualcosa che non riesce, dobbiamo farlo meglio. Negli ultimi quarti tutte le, come Chang ha definite brillantemente, zingarate, quelle le abbiamo pagate tutte. Giochi di collaborazione a due, furbate, cose in cui chiaramente Piazza è maestro assoluto, però cose che di responsabilità individuale che non vanno subite, rispetto alle quali la frustrazione di Jones è una frustrazione a mio modo di vedere molto solida, e vi dico che corro il rischio di parlarne senza aver visto ancora le cifre individuali. Ci ha messo troppo tempo a entrare in partita, e nel primo quarto sembrava veramente l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Poi quando è entrato in partita ha dimostrato di essere un giocatore che in questa lega se raggiunge un livello di condizione e di agonismo che chiaramente può raggiungere perché è il suo mestiere, è un giocatore veramente che può farci la differenza. La partita di Jazz, da un punto di vista di regia non la giudico, perché ha giocato molto pochi possessi in quel ruolo. Credo che oggi è evidente che ha esagerato i palleggi, lo ha fatto per volontà di dare un contributo importante in attacco alla squadra, lo ha fatto perché probabilmente vedendo che nei primi due quarti la palla anche di tiri aperti faceva fatica a entrare, ha voluto togliere le castagne dal fuoco. Sappiamo che questo non è il nostro modo di risolvere i problemi e sicuramente andremo nella direzione di una distribuzione maggiore di quei possessi anche quando andiamo a sfruttare meglio il mismatch offensivo, perché se noi veniamo attaccati in post basso significa che abbiamo contro un giocatore più grosso e meno dinamico, e questo lo devono pagare. Oggi complice anche forse e ripeto, non ho guardato le percentuali individuali, una serata non brillantissima al tiro di Jazz, non abbiamo pareggiato, diciamo, il mismatch. Credo però che l'abbiamo cercato tanto, ma la mia memoria della partita è che non abbiamo perso la partita sul post-up di Martin. No. Nel senso che secondo me Jazz, nonostante la sua stazza, è un giocatore molto bravo a giocare sui suoi limiti, perché chiaramente sono tanti anni che lo fa, è una guardia, ha giocato da guardia in A1 e chiaramente
quando tu giochi contro la guardia così ti attaccano sempre il posto. Quindi lo fa da tanto e lo sa fare, lo abbiamo aiutato di squadra, penso che faremo così anche in altre occasioni. Penso che la chiave principale sia che noi vogliamo sfruttare la sua brillantezza in attacco e prendere vantaggi sul dinamismo, sulla fronte canestro, e accettando il fatto che lo punteranno, lo cercheranno. Oggi la gestione dei falli sui è stata buona, quindi loro andare continuamente in post-up non l'ha caricato di falli, che era una cosa che temevamo. Canestri dal post-up di Martin ci sono stati, ma non credo che siano l'indice che ha determinato la sconfitta.